Gay Pride in Sardegna, si discute sulla validità delle leggi, ce ne parla nel servizio Maurizio Ciotola. Questa è la 12ª edizione? Sì, ho perso un po' il conto, la prima è stata nel 2012 e quindi vogliamo fare i conti, siamo al 12esimo, all'11esimo anno, quindi 12 edizioni, però insomma siamo sul campo dal 2012. E il Sardegna Pride aiuta tantissimo, dove partecipano non soltanto gli LGBT. Noi abbiamo una piattaforma molto aperta, nel senso che crediamo che il rispetto sia per tutte le persone e quindi lottiamo per i diritti di tutte e di tutti e per difendere quelli che abbiamo già ottenuto. È chiaro che in un primo momento sembrava che le battaglie fossero solo per gli omosessuali e le lesbiche. La piattaforma si è aperta, le differenze sono tante. Interessano anche persone non per forza per l'orientamento sessuale o l'identità di genere, anche per altre forme di differenze. La nostra piattaforma è aperta per quello, ci rivolgiamo a chiunque voglia venire appunto a parlare di diritti, di affermazione dell'esistenza, ma anche a festeggiare. Qual è la vostra opinione in merito a quello che sta accadendo a Padova? Quello che sta accadendo per noi è gravissimo. Noi è da tanti anni che richiediamo una legge che ci consenta di avere dei doveri nei confronti dei nostri figli. Chiediamo una legge che permette ai nostri figli di essere tutelati e di avere dei diritti in quanto bambini e bambine di questo paese. Da una parte noi vediamo che la società civile è con noi, che il mondo è cambiato, che il mondo è progressista, che il mondo è avanti. Noi frequentiamo gli asili, le scuole in tutta Italia e il mondo è accogliente, le nostre famiglie sono famiglie come tutte le altre. Purtroppo le discriminazioni ci sono sempre, però allo stesso tempo troviamo un clima molto più accogliente, proprio aperto a lottare anche insieme a noi, insieme alla comunità LGBT, ma in generale a tutte le comunità discriminate. Ci sono però comunque dei problemi da un punto di vista sistematico, da un punto di vista burocratico.